Ciao a tutti, siamo in diretta per le interviste LinkedIn. Oggi abbiamo Davide Bombarda. Ciao Davide, Ciao, buongiorno. buongiorno a tutti. Ciao, benvenuto. Oggi vogliamo parlare appunto con Davide della sua attività e dell'utilizzo che fa di LinkedIn per la sua attività. Comincia un attimino a descriverti e presentati a chi ti sta guardando. Sì, allora io insieme a mia moglie sono un trainer, un autore e seguo genitori e ragazzi sia sulla comunicazione sia sul metodo di studio e su aspetti che li mettono in crisi nella vita che sta cambiando in questo momento. Ho scritto due libri, è uscito il terzo e mi sto preparando per tutta una serie di attività che poi ci porteranno in giro per l'Italia in tutta quest'estate. Ok, allora mi dicevi i libri, ne ho messo uno qui, Quando comunicare diventa semplice per chi volesse vederlo su Amazon. Questo libro di cosa parla? Parla di comunicazione genitori-figli, è il primo che abbiamo scelto di far uscire proprio perché è la base. Se si perde la comunicazione tra figlio e genitore, non si riesce più ad avere un canale aperto e quindi poi qualsiasi altra cosa si voglia andare a lavorare, educazione, crescita personale, piuttosto che aiutare i figli a scegliere una scuola o aiutarli a entrare nel mondo del lavoro, non è possibile perché non ci parliamo più. La comunicazione mette in crisi le famiglie e quindi questo libro, insomma. Ok, allora, descrivi un pochino la tua attività lavorativa, come la stai sviluppando, gli obiettivi della tua attività lavorativa attuale. Allora, sì, in questo momento con la Onlus stiamo cercando di toccare più persone possibile. Per questo, oltre ai corsi, abbiamo cominciato a far uscire una serie di libri per arrivare alle persone che non sono geograficamente vicine a noi. È vero che ci muoviamo dal centro al nord dell'Italia, però molto spesso non è possibile incontrarci o in molti casi proprio i tempi lavorativi non permettono ai genitori di vederci faccia a faccia, quindi il fatto di avere un libro, un testo, aiuta le persone lontane. In più stiamo cercando di fare tutto quello che aiuta i ragazzi e le loro famiglie a gestirsi anche un po' da soli, no? Perché poi nel momento in cui hanno magari vissuto un incontro con noi live, c'è la necessità di mettere in pratica, avere dei libri, dei testi li aiuta. Questo è un po' quello che stiamo cercando di portare avanti. Oltre al fatto di continuare a divulgare tutto quello che poi noi abbiamo raccolto, perché questa attività nasce con la volontà di contribuire al mondo, no? Siamo stati in America, siamo stati in Inghilterra a conoscere tante tecnologie, il creare una Onlus per diffonderla in Italia è legato a questo e partiamo da quelle che sono le basi, comunicazione verso i genitori, tra genitori e figli e dall'altra parte metodo di studio, perché comunque ragazzi dai 7 ai 17 anni è la parte principale del loro tempo ed è anche quella che li mette più in crisi oggi. Ok, allora proviamo un attimino a fare il punto della situazione su LinkedIn. Intanto, come lo utilizzi? Che benefici ti sta dando in questo momento? Lo utilizzi più per autorevolezza, quindi qualcuno che ti viene a vedere quindi sul profilo e quindi poi vede che tu hai un certo tipo di formazione, pubblichi un certo tipo di contenuti, oppure per acquisire nuove persone da magari portare all'interno della org? No, in questo momento è l'autorevolezza quella su cui abbiamo deciso di lavorare. È sempre in linea con quello che ti dicevo un attimo fa. Il secondo libro non l'hai trovato su Amazon perché è disponibile sul mio profilo LinkedIn, ad esempio. È un Ecco, libro vedi. gratuito. È un libro che abbiamo messo gratis e parla di adolescenti e tecnologia, come gestire questi due oggetti insieme. Figli che stanno tutto il giorno chinati sul cellulare e genitori che non riescono più a parlare con i figli, ma magari li WhatsAppano. Abbiamo deciso di pubblicarlo lì piuttosto che direttamente sul nostro sito ed è l'unico posto in cui c'è un link perché crediamo che LinkedIn sia l'area in cui le persone, quando sono magari in ufficio, non hanno Facebook o hanno altri strumenti social per indagare, tra virgolette, su di noi perché magari sono arrivati sul sito e vogliono saperne un po' di più, sfruttano poi LinkedIn per capire qual è il mio profilo professionale perché in realtà questa attività è un'attività che faccio nel tempo libero, nel primo lavoro faccio altro e lì c'è scritto anche cosa faccio durante la normale attività lavorativa e in più trovano le referenze, i libri che abbiamo scritto e tutto quanto in un modo molto professionale. E siccome
LinkedIn dà autorevolezza, abbiamo scelto di utilizzarlo. Poi qualche piccolo update su qualche attività importante o qualche contenuto importante che pubblichiamo in giro, comunque lo facciamo girare anche su LinkedIn. Però diciamo, il profilo nasce soprattutto per far capire chi siamo, qual è il nostro approccio, e il fatto di aver messo uno dei libri gratuiti lì è chiaramente un credere in questa piattaforma. Un atto di fiducia, infatti, stavo dicendo. Bene, un'ultima domanda. Che tipo di relazioni, la qualità e che tipo di relazioni sei riuscito a sviluppare attraverso LinkedIn? Le persone sono predisposte a un rapporto diverso, si interfacciano in maniera appunto diversa da altri social, secondo te, nella tua esperienza? Dipende dal tipo di persone, secondo me, nel senso che occupandomi di seguire tante persone mi rendo conto che a volte online abbiamo un po' una dualità, no? Mentre su Facebook è più probabile che trovi la persona che di fronte allo schermo fa finta di essere un'altra persona rispetto a un'altra. Su LinkedIn ho trovato una maggiore, diciamo, sincerità, una maggiore coerenza. Mi è stato più facile trovare persone che sono interessate, magari che fanno il mio stesso lavoro, e quindi iniziare a scambiare informazioni utili per loro, magari mi chiedono un consiglio, no? Certo. Mi è capitato di lavorare con alcune persone che avevano dei problemi con dei figli adolescenti, e quindi, che ne so, da LinkedIn poi sono passata la telefonata e sono riuscito a risolvere quello che gli serviva. Però sì, trovo che è un ambiente un pochettino più freddo, però poi dipende sempre dall'utilizzo che se ne fa. Purtroppo non è il primo social su cui le persone entrano in metropolitana o in mobilità. È un social un po' particolare, LinkedIn, però la sua particolarità fa sì che poi, ecco, ad esempio, devo dire, non mi è mai capitato un profilo fake su Facebook, qualche migliaio. Comunque mi pare un bilancio positivo per quello che mi hai detto prima, che passi dal contatto LinkedIn alla telefonata. Questo è un passaggio sul quale vorrei soffermarmi, perché molte persone pensano che LinkedIn non porti alcun risultato, mentre si dimenticano che LinkedIn è fatto per creare relazioni di business, che partono dalle relazioni umane, e lo ribadirò sempre con forza, dalla relazione umana, quindi magari dalla domanda del genitore, facciamo l'ipotesi, no? Che ti chiede qualcosa, lo porti fuori dal social. È giusto fare così, porta la persona fuori dal social e poi la gestisci nel metodo tradizionale, ovviamente. Questo è importante perché la tua testimonianza accresce comunque la funzionalità di LinkedIn in questo senso, per qualsiasi tipo di professione o di progetto come il tuo, per esempio. Sì, 10 anni fa, quando eravamo proprio all'inizio di questa attività e non avevamo ancora strutturato tutto come era così, abbiamo iniziato vendendo formazione di altri, ok? I top nel mondo, parliamo di Anthony Robbins, e allora ti posso dire che il 50% dei biglietti dei suoi eventi che abbiamo venduto li abbiamo venduti su LinkedIn. E parliamo di 10 anni fa, ma parliamo anche del social LinkedIn, che non era quello di oggi. Il numero degli italiani era molto più basso, l'evento si teneva in Italia. Ma ciò nonostante è sempre stato un processo, quello mio, di utilizzo di LinkedIn, nel quale se tu comunichi in modo chiaro, secondo me le persone poi hanno chiarezza. Ora, là era semplice perché la vendita era legata ad una persona che comprava un biglietto per sé. Io oggi lavoro con i genitori che spesso comprano formazione per i propri figli, quindi chi compra non è chi poi lo utilizzerà. E quindi questo processo di vendita è più lungo e porta per delle rassicurazioni che passano per il telefono, passano per l'invio di documentazione via email, e quindi in realtà LinkedIn, come anche altri progetti social che abbiamo, porta a un primo contatto, porta a definire autorevolezza e coerenza e vedere che la persona. Come nel mio caso, io sono una persona che ha sempre detto è troppa fatica far finta di essere qualcun altro. Esatto. Bene, allora ringrazio Davide. Io vi rimando alla pagina in questo caso di Davide, per il profilo, per vedere il lavoro che sta facendo, al sito, che è questo che vedete nel sottopancia, in questo bellissimo software che stiamo utilizzando per queste interviste, BeLive, che vi consiglio. Se avete delle domande, se volete fare dei commenti anche post diretta, scrivete qui sotto, Davide vi risponderà, anch'io vi risponderò se avete delle domande su LinkedIn. Niente, vi saluto e vi ricordo sempre il mio sito vandilli.com per trovare tutti gli articoli, le informazioni e i miei servizi. E niente, buona giornata a tutti e ciao Davide, grazie. Buona vita a tutti, ciao. Ciao.